Intanto io credo che chi ha parlato abbia anche poi chiarito qual era il suo pensiero e di pochi minuti fa anche le dichiarazioni del ministro e nostro segretario federale Matteo Salvini. Io penso che parli da solo il lavoro che stiamo facendo, che sto facendo io, che sto portando avanti con tanto impegno e quello che sta portando avanti in generale la Lega, ma anche questo governo. In Italia ci sono delle norme, quella per esempio sull'inclusione scolastica, che io ogni giorno non manco di dire che è di ispirazione e di modello anche per tanti altri paesi, anche per i paesi europei e anche per il resto del mondo. E quindi noi ci ispiriamo ovviamente a questo principio che è contenuto nella Convenzione ONU e che ogni tanto qualcuno si dimentica che anche quella è legge nel nostro paese. Quello che mi dispiace un po' di questi giorni è che stiamo dedicando tanto tempo diciamo a una polemica e io 10 giorni fa ho fatto approvare dal governo un'importante riforma che riguarda proprio tutto il mondo della disabilità, che cambia la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che cambia nella presa in carico della persona con disabilità, voluta anche da tutto il mondo delle associazioni, delle persone, perché attraverso il progetto di vita superiamo le estreme frammentazioni tra la dimensione sanitaria, sociosanitaria e sociale. Quindi cerchiamo anche di far lavorare diversamente le istituzioni che si devono prendere carico della persona. Ecco, questo è passato un pochino in secondo piano. Questo mi dispiace molto, io vorrei che se ne parlasse molto di più di questi temi. Continuo a dire che non possono essere relegati a delle notizie solo quando ci sono cose bellissime o quando ci sono cose tristi o tragiche o polemiche, appunto, ma che bisogna parlare di disabilità, di temi sociali, di inclusione, ma soprattutto di piena valorizzazione delle persone e del diritto di tutti a partecipare alla vita civile, sociale e politica nei nostri paesi, sempre, perché questa è informazione, perché queste sono notizie importanti che altrimenti le persone e le famiglie non vengono a conoscere. Quindi serve davvero un'attenzione maggiore da parte di tutti, un cambio e un accompagnamento a un cambio di passo che passa anche dal cambiare il nostro modo di vedere le cose, cioè non più penalizzando appunto le persone o immaginando di discriminare qualcuno, ma valorizzando i talenti e le competenze di ogni persona. Questo è contenuto nel decreto attuativo che riguarda il progetto di vita, che riguarda anche una riforma importante della valutazione dell'invalidità civile, e questo è alla base di tutto un impegno e di lavoro che io voglio portare avanti anche con il prossimo G7.